Ben ritrovati, miei mitici amici. In questa guida parleremo di sostanzialmente tutti i mostri che appaiono nella serie dei film di Godzilla, opere derivate escluse. Ovviamente non tratterrò dei mostri già esposti negli scorsi video della rubrica, che ti invito a recuperare se non lo hai già fatto. Clicca sulla campanellina per iscriverti e non perdere nessun video. Puoi sostenere il canale iscrivendoti al Patreon, con una donazione PayPal o Ko-fi, abbonandoti al canale o compiendo un acquisto dai link affiliati in descrizione. Un ringraziamento a tutti i Patreon, gli abbonati al canale e ai vari sostenitori. Anguirus, detto anche Angela, ha un ruolo ambivalente di alleato e di nemico di Godzilla, sebbene di solito sia uno dei mostri posti a difesa della Terra. Anguirus è un enorme anchilosauro con tratti di coccodrillo e di Styracosaurus, probabilmente antico come Godzilla, e allo stesso modo rimasto dormiente sott'acqua. Non possiede poteri soprannaturali, ma è dotato di zanne affilate e di un'enorme resistenza che lo qualifica come avversario molto tenace. È inoltre capace di arrotolarsi a riccio e di rotolare come un'enorme palla chiodata per travolgere l'opponente. Compare la prima volta ne Il Re dei Mostri, Godzilla Raids Again, al pari di Godzilla. Qui è un mostro preistorico tornato alla luce che sfida lungamente il rettile radioattivo, venendo infine sconfitto. Nel film Gli Eredi di King Kong, Destroy All Monsters, è uno dei molti mostri controllati mentalmente dagli alieni, ma viene infine liberato e combatte assieme agli altri contro King Ghidorah. In Godzilla vs. Gigan è amico di Godzilla e agisce al suo seguito per scacciare Gigan e King Ghidorah. In Godzilla vs. Megalon lo si vede precipitare in un burrone di Monster Island, dopo i test nucleari degli umani a danno dell'isola. In Godzilla vs. Mechagodzilla si accorge che quello che sembra essere Godzilla è in realtà l'impostore meccanico Mechagodzilla. Lo sfida, ma viene sconfitto dal robot e gravemente ferito alla mascella. Deve quindi ritirarsi. In Godzilla Final Wars è uno dei numerosi mostri controllati dagli Xilians e affronta Godzilla assieme a Rodan e King Caesar, ma viene sconfitto. Anguirus è visibile in una forma ridisegnata, ancor più corazzata, nel trailer della serie animata di prossima uscita, Godzilla Singular Point. Baragon. Baragon compare per la prima volta in Frankenstein alla conquista della Terra. Si tratta di un rettile preistorico, dalle proporzioni di un mammifero munito di un corno sulla fronte. Sopravvissuto all'estinzione dei dinosauri, seppellendosi nella crosta terrestre. Difatti il mostro è in grado di perforare il terreno penetrando e uscendo a piacimento dal sottosuolo, di emettere fiamme dalle fauci e può compiere ampi salti. Nel primo film è un mostro che tenta di mangiare dei civili per essere affrontato e fermato dal gigantesco mostro di Frankenstein, che infine gli spezza il collo. In Destroy All Monsters compare brevemente senza rivestire un ruolo attivo. In Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack, è uno degli antichi mostri guardiani del Giappone. Qui, nelle vesti di Dio della Terra, combatte un posseduto Godzilla, ma viene rapidamente ucciso da questi. Insieme agli spiriti degli altri mostri guardiani, Mothra e Ghidorah, entra nel corpo di Godzilla e riesce a paralizzarlo abbastanza da permettere ai militari di sferrare l'attacco definitivo per ucciderlo. Curiosità. In un filler della prima serie animata di Dragon Ball, un poliziotto si trova davanti un piccolo Baragon. Batra. Batra è la sorella gemella di Mothra, che appare in Godzilla vs. Mothra. Rispetto alla sorella ha una pelle violacea e un'aria più spaventosa. È in grado di volare a velocità Mach 3 e di emettere un raggio prisma di energia da un corno sulla fronte. Possiede anche una forma larvale e una completa come Mothra. Batra venne creata 12.000 anni fa dalla Terra stessa per ostacolare un'antica civiltà che aveva sviluppato un congegno per controllare il clima. Il mostro non si limitò a distruggere il congegno, ma si spinse fino a sterminare la civiltà. Mothra affrontò la gemella e la sigillò nel mare del nord. Migliaia di anni dopo viene liberata da un meteorite precipitato in Siberia e prende a diffondere il caos. Godzilla, che già è impegnato nel combattere Mothra, inizia uno scontro con le due creature, che alla fine decidono di unirsi per difendere la Terra dalla minaccia di Godzilla. Assieme riescono a rendere inconsciente il dinosauro e a trasportarlo in mare, ma Godzilla si ridesta uccidendo con il proprio raggio Batra,
il cui sacrificio viene celebrato dalla sorella Mothra. Biollante. Biollante ha due forme. La prima, Rose Biollante, ha l'aspetto di un gigantesco bocciolo di rosa con fauci da coccodrillo. Il secondo è un ibrido tra la fisionomia di Godzilla e quella di una rosa, con un gran numero di viticci tentacoli in grado di agguantare l'avversario. Il nome viene spacciato nel film per quello di un'inesistente divinità norrena. In realtà è un riferimento ai termini bio e plant, pianta. Il mostro possiede facoltà rigenerative e la capacità di eruttare una linfa corrosiva in grado di ferire anche Godzilla. Inoltre è in grado di scindersi in una nuvola di spore che si possono ricomporre dopo aver subito ferite normalmente normali, dopo essere salite in cielo. Biollante è il frutto di un esperimento di bioingegneria condotto dal dottor Shiragami, che lo portò a miscelare il DNA di Godzilla, di una rosa e di sua figlia Erika, che era stata uccisa in un attentato terroristico. Il risultato è un mostro orribile che mette seriamente in difficoltà Godzilla, fino a quando quest'ultimo non riesce a distruggere la sua forma finale, permettendo all'anima di Erika, al suo interno, di andare in pace. Condor gigante. Il condor gigante è un nemico secondario del film Evira Horror of the Deep, nel quale Godzilla lo incenerisce rapidamente. Appare in un ruolo simile in All Monsters Attack. Destroya. Destroya è l'avversario di Godzilla in Godzilla vs. Destroya e viene considerato uno dei mostri più forti del franchise. Destroya è un mostro originato da una colonia di microorganismi precambriani mutati dall'esposizione all'Oxygen Destroyer che uccide Godzilla nel suo primo film. Nel corso dei successivi 40 anni continuano a mutare assorbendo il distruttore di ossigeno nelle proprie cellule, finché un giorno non risalgono alla superficie della baia di Tokyo, iniziando ad assorbire vita organica e unendosi tra loro. Possiede diverse forme di grandezza crescente a partire da quella di trilobita, che possono unirsi fino a raggiungere una figura umanoide con tratti di granchio. Esse poi si uniscono formando la colossale forma perfetta. Possiede un corno sulla fronte in grado di energizzarsi e di produrre gravi danni all'avversario. Possiede anche un sistema dentale secondario in grado di emettere ed iniettare Oxygen Destroyer che può ferire anche Godzilla e che gli permette di assorbire DNA altrui mutando. Presenta artigli affilati, una coda tagliente, ha un'enorme resistenza fisica con cui sopravvive a molteplici colpi di Godzilla. Può inoltre scindersi nelle forme più piccole se rischia di essere colpito da un attacco potente. Destroya ha una personalità crudele e non esita a ferire Godzilla fisicamente ed emotivamente, prendendosela con suo figlio Godzilla Jr. Man mano che cresce inizia a distruggere obiettivi civili. L'esercito lo fronteggia prima con i lanciafiamme, ma poi scopre che le basse temperature sono efficaci nell'ucciderlo. Godzilla e suo figlio affrontano il mostro, ma Godzilla inizia ad andare in meltdown. Mentre tenta di scappare, l'esercito colpisce con i cannoni congelanti le ali di Destroya, che si schianta sul suolo surriscaldato, distruggendosi in mille pezzi. Godzilla infine muore rilasciando enormi radiazioni, che vengono assorbite dal figlio, il quale matura diventando un nuovo Godzilla. Dogora. Dogora o Dogora appare nel film omonimo del 1964. Inizialmente un organismo unicellulare collocato sopra l'atmosfera della Terra, muta dopo essere entrato in contatto con delle radiazioni provenienti dal Giappone e inizia a nutrirsi di carbone, mutando a dimensioni colossali. La JSDF lo attacca, ma questo si scinde in molte altre cellule. L'esercito scopre che il veleno di Vespa spinge le sue cellule a cristallizzarsi e così viene sconfitto. Dogora appare nella serie TV Godzilla Island e brevemente nel prologo Godzilla Il pianeta dei mostri, dove lo si vede attaccare Londra nel 2002. Possiede vari tentacoli, ha un tocco corrosivo ed è in grado di volare. Ebira. Ebira è un kaiju simile a una gigantesca aragosta rossa, provvista di robuste chele e di una pelle coriacea che appare nel film Ebira Horror of the Deep. Un gruppo terroristico detto i Bambù Rossi, che opera nell'isola di Lecci, nel Sud Pacifico, schiavizza i nativi di Infant Island per produrre armi atomiche. Godzilla viene mandato a combattere contro Ebira, il guardiano dell'isola, e ne ha facilmente ragione grazie al suo raggio atomico. In Godzilla Final Wars è uno dei mostri controllati dagli Xerians.
I militari potenziati riescono ad averne ragione, ma gli Xilians lo fanno scomparire per utilizzarlo in seguito come un'arma di offesa contro la Terra. Godzilla affronta lui ed Edora e distrugge entrambi con un potente raggio atomico. Gabara o Gabara è un kaiju che esiste soltanto nei sogni del film del bambino protagonista di All Monsters Attack. Si tratta di una colossale rana mutata che in pratica è l'alter ego del bullo che lo tormenta. Ha il potere di emettere elettricità, ma non per questo riesce a evitare le mazzate di Godzilla. Gabara comparirà nella prossima serie animata Godzilla Singular Point del 2021 in una forma ancora più minacciosa. Ghezorah o Ghezorah ha l'aspetto di un'enorme seppia dai caratteristici occhi gialli inespressivi. In spesa Moeba attacca Sergio Island, ma gli umani la danneggiano con l'esplosione di una fusoliera, rispedendola in mare. Appare in Godzilla Final Wars in alcune scene riciclate. Gigan è un cyborg alieno comparso per la prima volta in Godzilla vs. Gigan. Si tratta di un essere antropomorfo con tratti da volatile, un paio di creste a mo' di ali sulla schiena, un gigantesco occhio rosso in mezzo alla fronte e una lama circolare collocata nel ventre. Nonostante i film in cui appare siano percepiti come di scarsa qualità, ha fama di essere il più brutale e violento nemico di Godzilla. È in grado di volare tramite qualche forma di antigravità e di sparare un raggio distruttivo dall'occhio. Solitamente però ricorre alle falci affilate al posto delle mani e alla sega circolare per fare a fette l'avversario. In Godzilla vs. Gigan è controllato dagli schiavi alieni Emspesam Ternibula e assieme a King Ghidorah sfida Godzilla e Anguirus. Quando il controllo mentale viene scisso, i due vengono battuti e se ne tornano nello spazio. In Godzilla vs. Megalon, i sei autopiani invocano lui e Megalon per conquistare la Terra. Assieme mettono in difficoltà Godzilla e il robot Jaguar, ma i due si riprendono e le suonano a Gigan, che è costretta a fuggire nello spazio. In Godzilla Final Wars appare in una versione rivisitata più snella, dark e minacciosa. Si narra che in epoca preistorica fosse l'arcinemico di Mothra. Quando ai giorni nostri gli Xilians risvegliano il suo corpo fossilizzato, attacca Godzilla in Antartide. Ma la sua testa viene distrutta dal raggio atomico del protagonista. Riappare in seguito con una forma modificata e attacca di nuovo Godzilla, questa volta ostacolato da Mothra. Gigan riesce a incendiare con il suo raggio la dea Falena, ma per errore si autodecapita, con le sue stesse lame rotanti. Infine Mothra si lancia a volta nelle fiamme contro Gigan, facendolo esplodere e uccidendolo. Gorosaurus è una sorta di Allosaurus dalla peculiare capacità di saltare enormi salti che culminano con calci all'avversario. Nel film King Kong, il gigante della foresta, è un avversario del King Kong nipponico, dal quale viene sconfitto. In Destroy All Monsters, sotto il controllo di Killa, attacca Parigi. In seguito combatte con gli altri mostri King Ghidorah e riesce a colpirlo con i suoi poderosi calci. Edora, The Smog Monster, è un mostro alieno composto da Hedrium, un minerale vivente capace di espandersi nutrendosi di inquinamento, che appare per la prima volta in Godzilla vs. Edora. Possiede un sangue corrosivo in grado di ferire persino la coriacea pelle di Godzilla e una struttura simile ad una ameba che gli permette di fondersi ad altri esseri come lui. Sul molle capo troneggia un grande occhio rosso a forma di rombo che emette un potente raggio laser. Non necessita di ossigeno per sopravvivere, ma emette un acido tossico che è velenoso per le creature della Terra. Possiede quattro forme: quella di un girino, di un rettile quadrupede, di un disco volante e di un blob umanoide, che è quella con cui è più conosciuto. Si tratta di un alieno proveniente dalla nebulosa del gas oscuro, giunta sulla Terra per nutrirsi di inquinamento. E nel corso dei suoi spostamenti uccide con i suoi gas tossici migliaia di persone. Il mostro si rivela un osso duro per Godzilla, in quanto è resistente al suo fiato atomico. I militari escogitano dunque un sistema di elettrodi in grado di essiccare il corpo del mostro, sistema che effettivamente funziona anche grazie all'aiuto di Godzilla, che riesce infine a uccidere il blob.
lo scontro si rivela durissimo, siccome il nostro eroe perde un occhio e una mano. E da come si capisce nel finale, nell'acqua potrebbe esserci un embrione di un altro Edora. Tuttavia, un sequel non venne mai realizzato. In Godzilla Final Wars, il mostro appare brevemente sotto il controllo degli Xilians in una scena cancellata. È intento a uccidere cittadini con l'acido solforico emesso dal suo corpo. Godzilla lo scaraventa contro un edificio, gli trafigge l'occhio con una chela di Ebira e poi annienta entrambi con il raggio atomico. La seconda versione sembra essere meno forte della prima, siccome Godzilla lo uccide molto rapidamente, oppure questo Godzilla essere più potente. Una nuova forma di Edora apparirà nella prossima serie Godzilla Singular Point, Jet Jaguar. Jet Jaguar è un robot che appare in Godzilla vs. Megalon. Si tratta di un robot che agisce come un supereroe, essendo ispirato ai famosi show nipponici dell'epoca. Il professor Goro Ibuki lo utilizza per aiutare Godzilla a combattere contro Megalon e Gigan, alleati della comunità sotterranea dei Seatopiani. E in effetti il team-up va alla grande. Possiede la capacità di volare, una grande forza e soprattutto è in grado di cambiare taglia da quella umana alle dimensioni dei kaiju. Nella serie con action figures Godzilla Island compaiono dei Jet Jaguar medici colorati differentemente. Jet Jaguar comparirà con un look ridisegnato nella prossima serie animata Godzilla Singular Point del 2021, in una forma più piccola ma più agile, in grado di utilizzare armi come asce e fucili. King Caesar. King Caesar è un alleato di Godzilla apparso inizialmente in Godzilla vs. Mechagodzilla. Si tratta di una divinità dall'aspetto di un cane leone umanoide, in grado di combattere con tecniche corpo a corpo e di emettere raggi energetici dagli occhi. Nel film viene evocato da una principessa giapponese e aiuta Godzilla contro la sua nemesi robotica, Mechagodzilla. Alla fine del film torna all'interno di una montagna per guarire. In Godzilla Final Wars è uno dei mostri controllati dagli Xilians. Assieme a Rodan e Angurius attacca Godzilla, ma viene messo KO dal titolare della serie, Kamakuras. Kamakuras o Kamakuras sono delle mantidi giganti, apparse inizialmente in Il figlio di Godzilla. Nel 1967 una tempesta radioattiva muta le enormi mantidi di Solgel Island in esemplari alti 50 metri. Mettono in pericolo il piccolo Minilla per essere poi messi in riga dal robusto genitore. Compaiono in All Monster Attack e Godzilla vs. Gigan. In Godzilla Final War sono una creatura sotto il controllo degli Xilians, che attaccano Parigi. In seguito Godzilla lo scaglia contro dei generatori elettrici, fulminandolo. Kamoebas. Kamoebas è un'enorme tartaruga rocciosa che appare nel film Space Amoeba. Qui combatte contro il mostro Ganymes, ma entrambi cadono dentro un vulcano della loro isola, distruggendosi con il loro creatore Yogg. Appare in Godzilla Tokyo SOS, dove viene ucciso da Godzilla in un conflitto non mostrato. Kumonga. Kumonga è un gigantesco ragno di 30.000 tonnellate, apparso per la prima volta in Il figlio di Godzilla. È in grado di produrre un filo tanto solido da imprigionare un kaiju e di spiccare poderosi salti. Nel film uccide alcune Kamakuras con il suo veleno, ma prima che possa fare lo stesso con Minilla, viene affrontato da Godzilla. Riesce a metterlo in difficoltà, ma padre e figlio lo inceneriscono assieme con i raggi atomici. In Destroy All Monsters è sotto il controllo dei Kilak, ma in seguito, assieme a Mothra, concorre a immobilizzare King Ghidorah. In Godzilla Final Wars tenta in Nuova Guinea di imprigionare Godzilla, ma questi lo lancia al di là dell'orizzonte. Manda. Manda è un dragone marino anfibio, simile ai nostri draghi orientali, ma senza baffi. L'omonimo serpente di Orochimaru di Naruto si rifà appunto a tale kaiju. Nel film Atragon è il guardiano del continente di Mu. Combatte contro l'equipaggio del sottomarino Gotengo, ma viene prima elettrificato e poi congelato, venendo sconfitto. In Destroy All Monster viene controllato dagli alieni Kilak per distruggere Londra, ma viene in seguito liberato. In Godzilla Final Wars combatte in Normandia, di nuovo contro Gotengo,
ma stavolta viene congelato e fatto a pezzi dal sommergibile. Manda apparirà nella prossima serie animata Godzilla Singular Point. Megaguirus e Meganulon. Megaguirus è una mostruosa libellula preistorica frutto di un'evoluzione delle meganule, libelluli grandi 2 metri munite di pungiglioni e artigli. È in grado di muoversi a super velocità, superiore ai riflessi di Godzilla. La prima versione delle libellule appare nel film Rodan, ove sterminano uomini nelle miniere di un villaggio a Kyushu, ma vengono mangiati da Rodan. In Godzilla vs. Megaguirus, nel corso di un esperimento scientifico di un'arma satellitare, viene prodotto un buco nero dal quale esce uno stormo di meganule, che viene in cerca di Godzilla per succhiarne il sangue. Da esse nasce Megaguirus, la loro regina, che però viene rapidamente distrutta da Godzilla con il suo raggio atomico. Megalon. Megalon è un insettoide gigante che appare in Godzilla vs. Megalon. Ha il potere di emettere dalla bocca delle bombe al plasma. È in grado di volare e può muoversi sottoterra grazie a delle trivelle al posto delle mani. Si tratta del dio degli abitanti del sottosuolo, i Seatopiani, che viene inviato da questi ultimi a distruggere l'umanità per vendicarsi dei test atomici che sconvolgono il pianeta. Assieme al collega Gigan giunto dallo spazio, aggredisce Godzilla e il robot Jet Jaguar, suo alleato. Ma il dinamico duo riesce a sconfiggerlo e lo rispediscono al mittente, con la coda fra le gambe. Megalon apparirà nella nuova serie animata Godzilla Singular Point. Minilla e Godzilla Jr. Minilla appare per la prima volta nel film Il figlio di Godzilla. Si tratta di un esemplare di Godzillisauro, che non è o biologicamente figlio di Godzilla, ma viene cresciuto come tale da quest'ultimo. Ha l'aspetto di una versione antropomorfa di Godzilla, di grandezza umana, che usa una sorta di raggio atomico incompleto dalla forma di anelli di fumo. Dalla personalità molto più amichevole del babbo. Nel suo primo film Godzilla lo salva dalle manti di giganti, che tentavano di mangiarlo. In Destroy All Monsters è uno dei numerosi mostri prima controllati dai Kilak e poi combatte contro King Ghidorah. In Godzilla Final Wars compare come alleato degli umani e sul finale spinge suo padre a risparmiare dalla distruzione la ciurma del sottomarino Gotengo. Godzilla Jr., inizialmente Baby Godzilla o Little Godzilla, è sostanzialmente un suo equivalente che appare per la prima volta in Godzilla vs. Mechagodzilla 2. Appare come uovo nel nido di Rodan. Gli umani lo rubano per studiarlo, attirando le ire di Godzilla. Gli scienziati fanno combattere Super Mechagodzilla contro Godzilla, il quale viene quasi ucciso. Rodan, per difendere il piccolo Junior, che reputa un suo fratello, dona la sua energia permettendo a Godzilla di stendere il robot con un raggio Spiral Fire Ray. In Godzilla vs. Space Godzilla è alto 30 metri. Si scontra incidentalmente con il clone spaziale di Godzilla, Space Godzilla appunto, venendo facilmente catturato. In Godzilla vs. Destroya è alto 40 metri e affronta il mostruoso Destroya, riuscendo persino a ferirlo nella sua versione intermedia. Poco dopo, Destroya, con il DNA di Godzilla Jr., si evolve nella forma finale e uccide Jr. col suo raggio Oxygen Destroyer. Quando Destroya viene ucciso dai militari e Godzilla muore per il meltdown della sua radiazione fuori controllo, Jr. risuscita assorbendo l'energia nucleare rilasciata e muta diventando il nuovo Godzilla. Moguera. La prima versione del robot Moguera, Mole Talpa, appare nel film I Misteriani. Si tratta di un buffo robot dalla forma di una talpa antropomorfa usata dagli alieni come arma d'invasione. In Godzilla vs. Space Godzilla, le Nazioni Unite costruiscono Moguera, Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Aerotype, un robot di 160.000 tonnellate dai resti di Super Mechagodzilla. Ha la capacità di scindersi nel veicolo volante Star Falcon e da terra Land Moguera. Può volare a velocità Mach 1 nell'atmosfera ed è munito di potenti armi, quale una trivella e il cannone al plasma. Tuttavia non è resistente negli scontri ravvicinati. Moguera aiuta Godzilla ad affrontare il mostro spaziale Space Godzilla e offre un significativo contributo distruggendo i cristalli che alimentano la creatura, permettendo a Godzilla di distruggerlo con il suo fiato atomico.
anche se egli viene coinvolto nel processo. Muto. I Muto, massivi organismi terrestri non identificati, compaiono per la prima volta nel film Godzilla del 2014. Il termine definiva in origine tutti gli esemplari di superfauna, poi sostituito dal più generico titani. Si tratta di una razza di titanici insetti parassiti, naturali nemici della specie di Godzilla, che si nutrono di radiazioni e che pongono le loro uova nelle carcasse delle specie del Precambriano, come quella di Godzilla. Possiedono un'enorme forza fisica, sono in grado di orientarsi con ecolocazione, di volare con le ali e di produrre un potentissimo impulso EMP, sviluppato per opporsi al raggio atomico dei Godzillisauri. Nel film Godzilla si risvegliano un esemplare maschio, Muto 1, e femmina, Muto 2, che mettono al mondo una nuova nidiata di uova. Il soldato Ford riesce a distruggere le uova mentre Muto 1 viene colpito a morte da Godzilla, che brucia con il suo raggio atomico anche Muto 2. In Godzilla 2, King of the Monster, tra i vari titani risvegliati e in seguito sottomessi all'autorità di Godzilla, compare anche una regina Muto. Oh, Dako! La piovra gigante appare per la prima volta in King Kong vs. Godzilla. Oh, Dako attacca i nativi di Faroe Island, ma Kong interviene, venendo sconfitto da quest'ultimo. Nel finale alternativo di Frankenstein vs. Baragon, appare a sorpresa e trascina Frankenstein in acqua. In War of the Gargantuas, una piovra gigante viene sconfitta da uno dei due giganti, Gaira. Orga. Orga appare in Godzilla 2000. Si tratta in origine di un UFO, sepolto in fondo all'oceano da millenni, che torna in vita e decide di assorbire il DNA di Godzilla per diventare una creatura più adatta all'ambiente. Il risultato è una sorta di clone mutato da Godzilla che tenta di completare la propria evoluzione divorando il titolare della serie, che reagisce con garbo facendolo esplodere dall'interno. Il mostro possiede un'enorme forza fisica, possiede le stesse capacità rigenerative di Godzilla e la capacità di guidare il proprio UFO originale per attaccare con esso l'avversario. Orga appare per pochi secondi all'inizio del film Godzilla, il pianeta dei mostri. Servum. I Servum, schiavo in latino, appaiono nella trilogia del film anime Netflix. Sono presenti due tipi di creature, da terra e alate. Nel corso dei 20.000 anni durante i quali Godzilla Earth continua a prosperare sulla Terra, si originano da esso una serie di creature che, a dispetto dell'aspetto, condividono con lui quasi tutto il suo DNA. Gli umani tornati sulla Terra devono quindi affrontare a più riprese questi esseri che ormai hanno invaso l'ambiente. Shockyrus. Gli Shockyrus o Shockyrus appaiono in Il ritorno di Godzilla. Sono una sorta di parassiti antropoidi di mare che sono mutati nutrendosi del sangue di Godzilla. Si staccano dal suo corpo per attaccare la ciurma di una nave che il mostro ha avvicinato e li succhiano completamente. Skeletartol. Skeletartol o ossa misteriose su Infant Island è una tartaruga scheletrica che appare per pochi istanti in Mothra vs. Godzilla. Space Godzilla. Space Godzilla compare per la prima volta in Godzilla vs. Space Godzilla. Si tratta sostanzialmente di un clone di Godzilla originato da due cellule del mostro, condotte da Mothra e da Biollante nello spazio, dove si sono poi fuse con una sconosciuta struttura cristallina. Dopo il passaggio in un buco bianco e nero, si evolvono dando vita al mostro, che torna sulla Terra deciso a conquistarla. Space Godzilla ha una fisionomia simile a quella di Godzilla, ma ha la pelle viola, presenta delle enormi punte di cristallo sulle spalle e una sorta di corona sulla fronte, da cui emette il Corona Beam. Space Godzilla possiede fenomenali poteri telecinetici, che gli consentono di volare, anche nello spazio. Possiede un campo di forza naturale, una coda prensibile e ottime doti rigenerative. Inoltre, trae forza da enormi cristalli che crea nelle sue vicinanze. Spinto sulla Terra da una innata brama di uccidere Godzilla e di conquistare la Terra, prende in ostaggio il piccolo Godzilla Junior e sfida il dinosauro atomico, che però viene affiancato dai Mecha Mogera. La lotta è comunque impari, ma Mogera riesce a distruggere i cristalli sulle spalle, rendendo il mostro più vulnerabile agli attacchi di Godzilla, che riesce infine a ucciderlo. Titani del Monsterverse.
Nel film del Monsterverse appaiono alcuni nuovi kaiju, classificati dal Monarch come titani. Oltre a quelli ereditati dal franchise classico, appaiono sullo schermo varie creature inedite, quali Scilla, un cefalopode anfibio simile a un ragno che si nutre di carcasse di titani emettendo nitrogeno liquido. Matusela, un animale con tracce di piante e rocce. Behemoth, un incrocio tra un mammut e un gorilla che stimola la riforestazione, oltre ad altri esseri presenti in romanzi e fumetti che espandono il franchise. Gran parte di essi si sottopone alla supremazia di Godzilla in Godzilla King of the Monster e poi rispediti in ibernazione da questi. In Godzilla vs. Kong, Kong affronta due Warbats, due kaiju a forma di giganteschi cobra alati. Titanosaurus. Titanosaurus è un dinosauro acquatico alto 60 metri che compare in Terror of Mechagodzilla. È forte quanto Godzilla e può generare uragani con gli spostamenti della coda. È un dinosauro fondamentalmente pacifico, ma che viene controllato mentalmente da uno scienziato arrabbiato con l'umanità e spinto a combattere assieme a Mechagodzilla. L'esercito scopre che il mostro è debole contro le onde soniche e le utilizza per aiutare Godzilla ad affrontarlo. Alla fine Titanosaurus viene messo KO da un paio di colpi atomici del protagonista e respinto in acqua. Titanosaurus comparirà nella prossima serie animata Godzilla Singular Point del 2021. Varan. Varan appare per la prima volta in Varan l'Incredibile del 1958. È un mostro alto 50 metri e pesante 15.000 tonnellate. A metà tra un drago di Komodo e un kappa, ma dotato di un'ampia membrana che gli consente di planare per lunghe distanze. Nella sua prima apparizione minaccia Tokyo ma viene ucciso dai militari con degli esplosivi. Compare anche in Destroy All Monsters. Zilla e Zilla Junior. Sostanzialmente Zilla altro non è che il Godzilla del film americano Tristar del 1998. La Toho, delusa dal trattamento americano, rinominò il kaiju in Zilla, rendendolo un vero e proprio mostro legalmente distinto dal Godzilla del 1998, che è registrato ancora con il copyright del nome originale. Si tratta di una lucertola ingigantita a causa delle radiazioni dei test atomici francesi nella Polinesia. Non possiede un raggio atomico, bensì un respiro molto caldo, è molto agile e veloce, è in grado di scavare tunnel nel terreno, complice anche la propria scarsa propensione a combattere. In Godzilla, il mostro attacca New York, provocando dei danni non intenzionali. L'esercito gli dà la caccia e lo uccide quando rimane impigliato nei cavi del ponte di Brooklyn. I militari distruggono la sua nidiata di uova, a eccezione di una, da cui uscirà il Godzilla Junior, protagonista della serie animata. In Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster o Loud Attack, si menziona il fatto che il mostro, che ha attaccato New York, assomigliava molto a Godzilla, ma non era lui. In Godzilla Final Wars è uno dei mostri assoggettati dagli Xilians e attacca Sydney. Il vero Godzilla si scontra con la sua imitazione e lo distrugge con il suo raggio atomico, in quello che è il combattimento più breve della saga. In Godzilla The Animated Series, il rimanente figlio di Zilla sopravvive ai bombardamenti e viene scovato da Nico Tatatopoulos, il quale lo tiene lontano dai militari. Presenta un carattere più aggressivo del pavido genitore e affronta nella serie diversi mostri giganti creati per lo show. In un episodio, gli alieni resuscitano Zilla come Cyberzilla, facendolo scontrare con il figlio. E con questo è tutto. Lasciami un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Un ringraziamento speciale, come al solito, va Ilario, questa volta nella fattispecie per questo lavoro monumentale di recupero di tutti i vari kaiju della serie di Godzilla. Siamo felicissimi di averlo finalmente portato a conclusione. Io sono il vostro Freyer di Parliamo Nerd e speriamo di rivederci in un prossimo video sui kaiju. Grazie ancora dell'ospitalità sui Miti del Tubo e noi ci vediamo alla prossima!